Il libro rivelatore del principe Ferris Spare è stato pubblicato a livello internazionale martedì 10 gennaio, battendo il record per il libro di saggistica più venduto. Il libro di memorie del principe Ferris Spare è stato pubblicato all'inizio di questa settimana, condividendo la storia del duca di Sussex dal funerale della principessa Diana, fino alla sua decisione di lasciare lo studio 3 anni fa. Nonostante il libro sia molto atteso da quando è stato annunciato per la prima volta 18 mesi fa, un recente sondaggio tra i lettori di Express ha trovato una schiacciante opposizione alla sua lettura. Spare è disponibile come copertina rigida di 416 pagine ed ebook. È stato tradotto in altre 15 lingue a livello internazionale, ed è stata rilasciata anche un'edizione audio del libro con il duca che racconta la sua storia. Dalla sua pubblicazione martedì 10 gennaio, Spare è diventato il libro di saggistica più venduto con oltre 400.000 vendite nel suo primo giorno, secondo l'editore di Fairy Transworld, un'impronta di Penguin Random House. L'amministratore delegato di Transworld, Larry Finlay, ha dichiarato: "Abbiamo sempre saputo che questo libro avrebbe volato, ma sta superando anche le nostre aspettative più ottimistiche. Per quanto ne sappiamo, gli unici libri che hanno venduto di più nel loro primo giorno sono quelli con protagonista l'altro Harry Potter. Venduto al dettaglio a 28 sterline, viene venduto al di sotto del prezzo richiesto al dettaglio in molti negozi." Waterstones ha affermato che Spare è stato uno dei suoi più grandi titoli in preordine da un decennio, mentre il libraio statunitense Barnes & Noble ha affermato che gli estratti delle copie trapelate in Spagna hanno solo acuito la frenesia. Il regista Shannon DeVito ha dichiarato: "È elettrizzante come libraio avere un'uscita massiccia come questa per iniziare il nostro nuovo anno. La fuga di estratti ha solo aumentato la frenesia, e sta attirando un numero incredibile di clienti nelle nostre librerie."